Per esempio, io non capisco la lettura rovesciata che dà la Cirinna dell'adottabilità dell'embrione. Scusa. Scusa, però c'è attivi nelle momento, scuole. Ma mi fai parlare all'utero in affitto. Non riesco a parlare. Appunto. Allora, è un'opportunità in più, non ti toglie niente, no? Non ti toglie niente ai tre mesi. No, ma ti certo dà un'opportunità in più, perché devi essere contro l'opportunità in più. Terzo, tanto a casa non ti io sono per, guarda, io sono per il modello Orban, Ungheria. Ah, ecco. Ungheria. Ah, ecco, allora, ascolti, però ci informi che cos'è. Certo. Vuol dire la donna che al secondo bambino non paga più tasse. Lo Stato finanzia l'acquisto della casa, finanzia l'acquisto dell'auto. Ma proposte? Ma dal primo luglio, vai! Questo è il modello svizzero. Vai in Ungheria, ma vai! No, qua in Italia, ma che ne frega dell'Ungheria? Questo tu fai il consigliere comunale di un partito, il tuo partito l'ha fatta queste proposte, allora, dove stanno? Il mio partito le fa. Ma facciamo capire alla gente che ci ascolta come stanno le cose vere. Le cose vere sono queste. Io sto dicendo quello che è la mia posizione, hai capito? Non la è tua chiaro. Personale, la tua posizione non c'è stata. La tua posizione invece è questa, nei fatti. Sai chi sta attaccando le donne? Sai chi sta attaccando i diritti delle donne? Lo sta attaccando. Cosa sta succedendo in vari comuni, compreso Milano? Sta succedendo che i uomini che triangolano, no? Vanno in California si fanno riconoscere in forza delle interpretazioni della Cirinna come doppi padri, doppi madri, cioè. Questi fatti diventano culturalmente e giornalisticamente più importanti di tutti i problemi delle mamme d'Italia. Questo è andare contro la donna, contro la famiglia. Questo no, contro la famiglia vuol dire privilegiare l'elite, privilegiare le mode. Dove l'elite sarebbero le coppie omosessuali. Chi ha 200.000 euro in su come si possono permettere quella cosa lì. Allora,